Immaginate un motore di quelli grossi, in grado di sviluppare un'enorme potenza e un'altissima velocità. Immaginatelo con tutte le cromature, gli ingranaggi, i tubi, due file di cilindri allineati e all'interno grossi pistoni e bielle e camere di scoppio. Immaginatelo che brilla il sole, rimandando i suoi metallici riflessi luccicanti mentre attende di essere acceso e di mettersi a ruggire. Perché acceso quel motore è una fonte immensa di energia, spento invece è una pesantissima zavorra di metallo che rende la vettura sulla quale è montato impossibile a spostarsi. Napoli è necessaria, sapete. Per capirlo basta passarci sopra in volo o guardarla dalla riva, attraversando il golfo su una qualsiasi imbarcazione. È impossibile pensare che non avrebbe dovuto sorgere una città in quel posto. È una culla perfetta, riparata e nobile, a volte accogliente, immedesimandosi in chi ci arrivò con una triremi più di 3.000 anni fa. Non si può fare a meno di giungere alla stessa conclusione, bisogna fermarsi qui. Non è una considerazione banale per cercare di arrivare a cogliere qualcosa dell'essenza della città. Altrove si è costruito lungo un fiume per approfittare del flusso che comunque si poteva controllare, sulla cima di una collina, nel centro di una larga pianura, per poter sorvegliare con lucida calma chiunque si avvicinasse. Lungo i litorali si sono edificate città sugli alti piani, costruendo torri di avvistamento per osteggiare i pirati. Napoli no. Napoli cresce disarticolata e selvatica attorno al porto. C'è la speranza dei nuovi arrivi. E dai nuovi arrivi prende qualcosa ogni volta, frammenti di identità lontane, ingredienti di nuovi piatti, note di altre musiche, prende, mastica, digerisce, metabolizza. E così si costruisce un'anima meticcia e bastarda, tempo dopo tempo, raggio di luce dopo raggio di luce. Comprendere Napoli è impossibile. Ce ne sono troppe di città sedimentate una sull'altra, una nell'altra. Uno spettro di colori talmente vasto da sfuggire alla percezione e all'analisi. Troppe anime per un'anima sola. E per di più in perenne movimento, in costante migrazione interna, di zona in zona, di quartiere in quartiere. Si pensa di camminare nel ventre di un unico agglomerato, e invece inconsapevolmente si percorrono linee di confine e talvolta altrettanto inconsapevolmente si attraversano, ritrovandosi in territori improvvisi che nulla hanno in comune col luogo che fino a un attimo prima si riconosceva. Altre musiche, altri odori, altri linguaggi. A un metro da un altro mondo, senza niente in comune, olio e acqua, e decine di oli e decine di acque nello stesso immenso recipiente. L'area urbana, al di là di burocratiche imposizioni di territori comunali, si dissente senza soluzione di continuità per decine di chilometri. Da Caserta a Salerno si può arrivare senza di fatto mai uscire dalla città. Uno sull'altro, brulicanti nei vicoli, tutti in strada, ogni mattina, per trovare il modo di arrivare fino alla sera. 3 milioni e più di individui schiacciati da una montagna, due colline e il mare. Li sentirete sussurrare come un rumore di fondo inarrestabile, anche di notte, senza mai smettere. Tutti nello stesso posto, uno sull'altro. Tutti a sorridersi e a urlarsi contro, tutti a lamentarsi e a tollerarsi bonariamente, tutti a combattere e tutti a difendersi, tutti a piangere, tutti a cantare. Il problema vero con Napoli è il racconto, perché questa massa enorme di fatti e di persone, questa costellazione di corpi celesti in precaria orbita l'uno nell'altro e a continuo rischio di collisione, presenta un universo di punti di vista. E ogni tanto arriva qualcuno dall'interno e dall'esterno che dice: ecco, adesso vi spiego io che ho capito tutto. Ed è vero,
perché assumendo un punto di vista, raccontando quello che si vede, effettivamente si dice il giusto. L'errore è nella presunzione assurda di aver compreso tutto, di aver trovato la chiave interpretativa definitiva, perché non è mai così. Questa, sapete, è l'unica realtà metropolitana di un'area del continente vasta e poverissima. L'unica grande città di un territorio che ha un prodotto interno lordo inferiore a quello greco. Una città di mare e una città di terra, con industrie inquinanti e criminalità organizzata attivissima, e campagna fertile, e arte, e rovina, cultura, ignoranza infinite, cresciuta spontaneamente e senza alcuna organizzazione su se stessa, accogliendo schiere di popoli silenziose che sono sempre arrivate e arrivano ancora nella notte e trovano sempre un posto dove sistemarsi e cominciare a vivere secondo quello che possono, con l'unico ottuso obbligo di mangiare e di dare da mangiare ai propri figli. E benedetto sia il primo che arriva e glielo consente, prete, camorrista, assessore, viceré, masaniello. Potrete, se volete, avvicinarla a Istanbul, a Atene, a Buenos Aires o a San Paolo, non certo a Verona o a Torino. Questo, si sa, non vuole necessariamente dire nulla, non giustifica, non protegge e soprattutto non spiega, ma può essere utile a raccontare di una città che ha la periferia in centro, che è l'unica capitale sudamericana fuori dal Sud America. Una città al sole, che brucia e si decompone, continuando a ricostruire se stessa. Il problema, si diceva, è il racconto, perché questo racconto è fatto di 1.000, 10.000 racconti, come una sinfonia cacofonica, di strumenti infiniti nel numero e nella tonalità, ognuno in possesso del proprio spartito. Per cui troverete nel ventre della residenziale ricca Posillipo il Casale, che sembra un paese della provincia paracadutato là per caso, incongruamente. E lo stesso sembrerà il Petraio al centro del Vomero, o le due porte all'Arenella, i quartieri spagnoli a Chiaia e così via. Confini dentro confini, città dentro città. E se le storie sono una differenza di potenziale, il flusso tra uno status quo ante e una successiva condizione, tesi, antitesi, è una sintesi che ridiventa tesi e via così all'infinito, se è così, qui ne troverete quante ne volete di storie. Bello? Brutto? Né bello né brutto. O meglio, sia bello che brutto. E tutte le intermedie tonalità di peggio e di meglio che sarete in grado di andarvi a cercare. Ogni singola parte di questo territorio è migliorabile. E di molto. Ogni singola parte avrebbe bisogno di un'altra iniezione di civiltà. Ogni singola parte potrebbe ricevere senza restituire, ma ogni singola parte alla fine finisce per restituire. Dovete forse pensarci come una cipolla, una strana cipolla geneticamente molto modificata, con strati infiniti e tutti diversi, ognuno per colore, odore e sapore. E potrete, una volta muniti di scafandro e protetti contro le radiazioni, immergervi in quella cipolla, scegliendo lo strato che volete raccontare. E avrete ragione, perché quello strato è appunto così, evidentemente, senza dubbi e perplessità, ma è uno strato. Uno strato solo. E gli altri? Chi vi racconterà gli altri? Il problema lo capite? Alla fine il racconto. Certo, sarebbe comodo farne a meno di Napoli. Magari una bella botta di Vesuvio o di Campi Flegrei, come molte curve di stadio si augurano e ci augurano ogni domenica. Si eliminerebbe il problema di una valutazione, di un racconto così distonico col resto del paese, e si potrebbe provare a considerare appunto il paese senza questa assurda eccezione, questa anomalia cancerosa che continua a crescere incontrollata. Si potrebbe valutare una nazione fatta di città monumento, costruite sulla storia, fatte di storia, pronte per i turisti, e di ordinate e operose capitali di industria e finanza, leggibili, chiare, facili, proiettate verso un'Europa fattiva e produttiva. Si potrebbe. Se ne farebbe volentieri a meno di questo capoluogo necessario, così difficile da leggere, e del disagio che mette nell'anima di chi ne affronta l'essenza. Si potrebbe pensare al napalm, o addirittura a una discreta e gentile atomica, a esplosione controllata,
Certo, si perderebbero Capri Amalfi, Sorrento, La Reggia, Ischia, Portici. Si dovrebbe fare a meno di un territorio non secondo nemmeno a Roma per archeologia, chiese e opere d'arte. Ma si guadagnerebbe in ordine e civiltà, no? E soprattutto si potrebbe finalmente far tacere quel groviglio di voci e lamenti e canzoni assordanti che non smettono mai. Quel motore enorme, ricordate? Quel coacervo di ingranaggi inerti, quella zavorra spenta che ci schiaccia al suolo, che ci impedisce di muoverci, non è altro che la nostra stessa identità. L'abbiamo costruita pezzo dopo pezzo, senza nemmeno volerlo, è un immenso complesso di fatti, persone, di storie che vanno e che vengono. Il ricordo di quel motore, di cui ognuno conosce solo una piccola rotella, ci perseguita dovunque andiamo e ci rende perfettamente riconoscibili, anche se cambiamo accento, vestiti e modo di pensare. Una specie di marchio a fuoco, un tatuaggio sul cuore. Quell'ammasso inerte, là fermo, inconsapevole, una macchina che talvolta qualcuno per qualche secondo riesce a mettere in moto. E allora la città percorre trionfale qualche metro, mettendo in mostra orgogliosa una potenza feroce che fa paura a tutti. Dura poco, purtroppo, ma è sufficiente a farsi ricordare, a far dire ai vecchi che quella volta, in quegli anni, successe qualcosa che è meraviglioso raccontare. Ma appunto, è una questione di racconto, perché c'è bisogno di un inferno da raccontare per rendere migliore il paradiso. Perché senza la livida illuminazione lunare di una notte perenne, il vostro sole non sorge mai. E noi non vi priveremo mai di questo inferno. State tranquilli. Ci sarà sempre qualcuno pronto a dirvi che siamo proprietari della notte. E sarà vero. E potrete venirlo a verificare muniti di scafandro. Potrete di nuovo invocare la distruzione e l'asportazione del cancro. Ma non illudetevi. Perché una volta diradato il fungo atomico o dissoltosi il napalm, qualcuno di nuovo si fermerebbe da queste parti e ci rimarrebbe, perché Napoli, sapete, è necessaria. Fatevene una ragione.